noi eravamo certi che finivamo in galera, cioè che qualcosa che non ci facevano passare così tanto. Tutto era una riportare all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale il problema dell'embargo di Gaza. Il problema dell'embargo di Gaza che è uno dei problemi, perché chiaramente c'è lì una catena tale e inestricabile di responsabilità intrecciate per cui dovete trovare il bando della matassa, però ci sono alcune cose che sono veramente insostenibili, tutte sono insostenibili, alcune particolarmente intollerabili. Una di queste è l'embargo di Gaza che va avanti da ormai 3 anni e che è spossante. È difficile capire perché poi magari il cibo che loro lo fanno arrivare, alcune cose le fanno arrivare, quindi non è che c'è la fame, c'è una grossa povertà orizzontale ormai, perché anche lì la tragedia ha toccato varie classi sociali, varie appartenenze, che riguarda tutti, non c'è nessuno che sia specialmente dentro casa. Quindi sì, alcune cose arrivano, però non arrivano, qui pure interessante, non arriva materiale per ricostruire. Guarda caso, no, comunque non si può ricostruire il centro dell'Africa, no? Non fanno entrare il cemento, gli assi del legname edilizio e tutto quello che riguarda la parte edilizia, perché hanno paura gli israeliani che si costruiscano dei bunker, eccetera. Questo qui impedisce di fatto la ricostruzione delle case. 3.500 case sono state spianate a Gaza e continuano, tra l'altro lì non è che si è fermata l'operazione quella lì più vistosa, ma è uno stillicidio di omicidi continui, lì buttano giù comunque case, bombardano, insomma, oltre i conflitti interni che sono ancora dilanianti, no? Oltre quello tra Fatah e Hamas, ma addirittura adesso tutta questa questione ancora più tragica interna tra gli estremisti, chiedisti, jihadisti, salafiti, no? All'interno di Gaza, che combattono con Hamas. Cioè, Hamas paradossalmente è quasi moderata, cioè risulta la parte moderata, no? All'interno del quadrante, diciamo, che fa riferimento più all'islamismo. E quindi veramente tutto quello che sappiamo, tutto quello che ci dicono, che leggete sui giornali, è una manica di cazzo, cioè veramente parliamo di tutt'altro, cioè veramente tutt'altro, che sarebbe importante riuscire a farlo conoscere proprio per farsi una propria opinione. Al di là della normale di difficoltà a viversi la vita, questa gente ha solo dei traumi, cioè questa è la sindrome post-traumatica da stress che avete conosciuto pure qua, che lì immaginate che dimensioni può avere. Quindi questo è un altro aspetto della salute mentale dentro casa, che è un grosso problema, che determina pure le pazzie. Molto spesso sono questi che vanno a fare cose strane, cioè pure gente con difficoltà, che magari hanno perso tutta la famiglia, che non gli frega niente, è assurda, è una cosa per noi inconcepibile, giustamente inconcepibile, però comprensibile dal punto di vista umano, no? Dopo che ti rendi conto di che genere di sofferenza, che genere di stillicidio quotidiano permanente, perché sono 60 anni che vivono questi ragazzi. Poi è un anno che vivete, più di un anno che vivete questa cosa e portate addosso un peso. Ma pensate questi che da 60 anni, generazione intera, gente che è nata, è cresciuta, c'è gente, ho conosciuto gente dentro casa che gente di una certa età che non era mai uscita da casa, non ha mai avuto l'opportunità di uscire da una striscia dei 40 minuti. Gaza chiaramente che ti rimane dentro, se ci vai, come il resto della Palestina, come dicevo, insomma. Quindi niente, quando ho saputo che, sapevo da tempo che era in preparazione questa flottiglia, perché flottiglia tra l'altro, è dal 2008 che provano con queste barche a passare il Free Gaza Movement, che sono statunitensi, irlandesi e greci, hanno dato un po' il via a questo metodo, no, di entrare dentro Gaza via mare. Sono riusciti a farlo per i primi 4 viaggi, sono passati abbastanza tranquillamente, dopodiché proprio a ridosso dell'inizio di piombo fuso, quindi parlo dicembre del 2008, questa cosa è stata bloccata, sono sempre bloccati, mandati indietro, arrestati, sequestrate le navi, eccetera. E quindi si è deciso a un certo punto di fare di organizzare questa flottiglia più grande, e erroneamente apposta di creare questa flottiglia dei turchi, cioè i turchi hanno agganciato questa cosa che era già nata da tempo, che c'era tutto un altro approccio, quindi loro sono entrati con intenti di vario genere, poi magari ne parliamo,
parleremo dopo anche di questo aspetto dell'interesse tra i giochi geopolitici che ci stanno dentro e che convincono un Erdogan che insomma una Turchia che nel passato diciamo tra il genocidio degli armeni pressione sui curdi insomma un po' lascia a desiderare come rispetto dei diritti umani, adesso una questa tua paladina dei diritti palestinesi sicuramente bisogna prendere tutto sempre con le pinze. Quindi diciamo che quell'Inter di HH, che questa associazione di solidarietà internazionale di ispirazione islamica, che giustamente insomma, però chiaramente ha avuto un approccio diverso e che non a caso ha determinato anche una vicenda diversa a bordo della nave Marmara, sulla mia nave che era la Sfindoni detta 8000. Sono stati pesanti, gente è stata picchiata col piede col taser, però non si è arrivati ai livelli perché c'era una resistenza passiva, non violenta, che ha determinato tutto un altro svolgersi delle cose. Comunque, sapendo che c'era questa cosa, io insieme al camera del mio amico Manuel Zani abbiamo deciso di imbarcare. Tutta la vicenda lì è violenta, cruenta, tutte il backlash, no? le conseguenze di quell'assalto hanno un po' cancellato quella che era lo spirito della flottiglia, cioè quello che si portava portandola, cioè che cosa era caricato su quelle navi, perché quasi 700 persone hanno deciso di imbarcarsi e di mettere i propri corpi, no, in gioco in una missione così difficile e così rischiosa. Io tornerò in Grecia, in Turchia, a fare un po' di interviste, quelle interviste che mi hanno sottratto, lì c'erano oltre le fasi dell'assalto vero e proprio, tutta un'altra serie di interviste interessanti ad altri partecipanti del viaggio. Il filmato si ferma quando eravamo un po' nei dintorni di Cipro, fra Rodi e Cipro. E poi è successo che queste varie navi provenienti dall'Irlanda, dalla Grecia e dalla Turchia si sono finalmente incontrati. Sono incontrati nel posto, come dicevo, a 120 miglia sud-est di Cipro il sabato 29. È stato quello forse uno dei due momenti quando c'è stato quell'incontro e poi la partenza della flottiglia, è stato anche proprio un impatto fortissimo, emozionale, è stato un momento proprio forte. Quindi i turchi avevano tre navi, dicevo, c'era la Gazza e la Defne, che erano due cargo e ormai tristemente nota mari mare. Noi con l'Efterime Soldius, che significa Mediterraneo Libero, il nostro cargo, e la Sfindoni. Sfindoni in greco significa mazzafionda, era il nome vero della nostra nave, poi ribattezzata per l'occasione 8000 i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Comunque siamo incontrati, quindi lì non siamo riusciti a salire, io volevo salire sulla Mavi Marmara per fare delle interviste, ma c'erano dei protocolli molto molto rigidi sulla Mavi Marmara, per cui non ci hanno permesso di salire, solamente il capitano e poi un altro ragazzo greco sono riusciti a imbarcare il capitano, perché insieme agli altri capitani avevano un incontro per stabilire la rotta più giusta per poi arrivare a casa. Poi quando è tornato il capitano era allucinato da come erano stati trattati, gli hanno ritirato il passaporto, intanto erano passati tutti i metal detector, quindi c'era un controllo molto molto capillare su e non è un caso infatti che poi adesso che chi ha resistito sulla Mavi Marmara si era segato 20 passamano per farci le spranghe, piuttosto che hanno usato coltelli da cucina e altre cose, non hanno trovato, non sono riusciti a trovare armi o quant'altro sulla Mavi Marmara, proprio perché c'erano dei controlli molto molto capillari. Comunque i capitani riescono a incontrarsi, a stabilire questa rotta, ovviamente la rotta sarebbe, noi ci teniamo sempre molto lontani dalla costa, addirittura avremmo superato Gaza per risalire, avvicinarci dall'Egitto, fare una sorta di gancio per risalire e poi arrivare, per poi quindi tenerci più lontano possibile dalle acque territoriali israeliane. Oltre 20 miglia assolutamente sono acque internazionali. Noi viaggiamo sempre a una distanza di 75 miglia. Siamo partiti quindi il 30, la domenica 30 alle 16, questo qui perché ci avrebbe permesso, procedendo in formazione alla velocità del più lento, di essere nei pressi delle acque territoriali di Gaza intorno alle 12 del giorno seguente. E quindi c'è stata questa partenza proprio epica, tutti che suonavano le sirene, questa flotta che partiva. Vi ricordo che questa della flotta, cioè nella storia proprio, è stata la prima volta in assoluto che una flotta di questo genere tenta di forzare un embargo militare, non era mai successo. La nostra imbarcazione, c'erano circa 50, 49 persone, 50,
molti dei quali, come avete visto, americani, svedesi, parecchie nazionalità europee, molti erano magari con origini palestinesi o arabi, però con passaporto francese, inglese, italiano, svedese, via dicendo. Anche il gruppo media era notevole, eravamo una quindicina di giornalisti, c'era la televisione della Repubblica Ceca, la televisione bulgara, la televisione svedese, diverse testate giornalistiche greche e Al Jazeera.